Eccoci qua in diretta da Piazza Marina d'Italia. Guardate ovviamente l'assembramento del tutto legittimo in questa occasione. Abbiamo recuperato l'avvocato Fabrizio Meo. Abbiamo iniziato questa campagna elettorale, caro avvocato, proprio con la tua intervista. Era un'intervista da candidato che spiegava il perché stare dalla parte di Enzo Voce, no? Dopo un percorso lungo in questa città di battaglie per la libertà, battaglie per la trasparenza, battaglie per la normalità, anche questo termine è stato, diciamo, abusato in questa campagna elettorale. C'è sbornia, e anche giusto che sia. Io mi sono permesso di dire a molti tuoi colleghi, e se permetti, siccome questo viatico lo abbiamo condiviso da due sponde opposte, tu da consigliere opposizione della Giunta Vallone, io da inizio cronista con Crotone Informa, era 7 anni fa, sembra un'era glaciale. Mi sono permesso di dire, caro Fabrizio, ci diamo del tuo, ritorniamo a darci del tuo, non l'ufficialità, diciamo, della candidatura, che adesso sono tutti cazzi vostri, permettetemi questo francesismo, no? Perché questo è solo l'inizio, vero? Questo è solo l'inizio, e forse il miracolo compiuto, perché è un vero e proprio miracolo, l'avevi tentato tu 3 anni e mezzo fa, sei stato vilipeso in questa città, sei stato preso in giro in questa città, sei stato attaccato perché eri l'unico per lungo tempo. Poi ci sono stati compagni di strada come Enzo Voce, Enzo Frustaci e altri, anche componenti delle attuali 5 Stelle, che hanno tentato di compiere dei passi. Adesso però il miracolo è compiuto, c'è una città che si è risvegliata tutta ad un fiato, anzi in due fiati, uno lunghissimo che ha portato le liste di Enzo Voce, liste a parte te, di neofiti assoluti della politica, ad essere un'incollatura dall'armata megagalattica di Antonio Manica del centrodestra, allargato alle peggiori parti di questa città, poi spiegheremo anche il perché. Cosa ti senti di dire in questo momento? Allora, io, a parte che chiariamo una cosa a proposito della sbornia, diciamo che ci stiamo incominciando a credere in questi minuti, in questo stesso istante, da mezz'ora a questa parte, nonostante quello che leggevamo, nonostante le certezze che ci venivano sin dallo scrutinio delle prime 10 schede, ma al di là di ogni altra considerazione, al di là di quello che è il difficilissimo lavoro che attende Enzo Voce, e quindi che attende tutti noi, eletti, non eletti, cittadini crotonesi, gente che ha votato per noi, gente che ha votato contro di noi. A parte questo, una cosa sicuramente, questa esperienza, questo percorso, non so come neanche definirlo, servirà, un punto fermo lo mette, e cioè a dire che quanto è accaduto, quanto è successo, quanto è stato in questa tornata elettorale, ed è stato per decenni in questa nostra città, non debba più essere, non possa più essere, perché quello che non deve più accadere è che si possa pensare di coartare il voto libero costruendo soggetti politici fatti di pezzi di potere, di altre cose, tutto messo insieme, e alla fine escono fuori 10, 100, 1000 liste. Questo non accadrà più, credo io, non dovrà più accadere, ma non accadrà più perché non potrà più accadere, perché l'esperienza di Enzo Voce, l'esperienza di quanto Enzo Voce è riuscito a realizzare, vorrei dire insieme a tutti noi, a tutti i crotonesi, con l'appoggio forte di tutti i crotonesi, l'insegnamento che comunque rimarrà a prescindere da ogni altra considerazione, è che da adesso in poi le campagne elettorali, le candidature dovranno essere qualcosa di diverso, di profondamente diverso. Quindi vedete, questo è già un risultato storico, è già un risultato impensabile,
perché noi stessi ci eravamo abituati all'idea che dovesse essere così, era così, quella era la politica ed era giusto che quello alla fine fosse la politica, perché chi vince sempre alla fine ha ragione, perché la democrazia è questa. E invece la democrazia ha dimostrato che questo modo di concepire la politica non è giusto e non deve più essere. Questo è un dato storico per questa nostra città e spero che possa essere un esempio, e mi sembra che sia stato un esempio non soltanto per la nostra città. E tu dici che ci si aspetta un futuro comunque, diciamo, più adeguato, no? Però permettimi di ribadire il concetto iniziale, no? Io quando dico sono fatti vostri, è responsabilità vostra, bisogna riempirla di contenuti adesso, questa voglia di cambiamento, cioè bisogna innanzitutto non disattendere le larghissime attese di questa città, della parte che ha voluto fortemente questa città, che ha stracciato questo risultato, e bisogna farlo anche con un modo di intendere la comunità completamente diverso da quello che abbiamo inteso noi tutti in questa città. Guardate, dopo una soddisfazione così grande, una felicità così grande, io credo che di interpretare il pensiero di molti, che vi posso dire, senza volervi esagerare, insomma, la nostra vita per Crotone, la mia vita per la mia città, per il futuro della mia città e quindi dei miei figli e quindi di tutti noi. Io vi posso solo assicurare il mio impegno, il nostro impegno, la nostra dedizione. La speranza è sicuramente di essere all'altezza di un impegno così difficile, di un impegno veramente così difficile, che noi sentiamo tale perché indubbiamente è tale, non l'abbiamo mai nascosto, noi non abbiamo mai detto che sarebbe stato qualcosa di diverso. Quindi io credo che veramente a questo punto, al di là di tutto, sgombrate il campo dagli equivoci, da quello che veramente, lo ripeto, voglio ripeterlo, è stata questa malsana idea della politica, intesa come un qualcosa nel quale si deve vincere comunque, non in... Tutto questo è venuto meno. Abbiamo dimostrato che si può fare qualcosa di diverso. Questo vale per noi, vale anche per gli altri. Vale anche per gli altri. Grazie Fabrizio. Grazie. Proveremo a continuare a raccontare questa giornata, l'impegno, le sbornie e anche la voglia di guardare immediatamente a un futuro diverso, e ovviamente Crotone Informa sarà sempre qui a farlo con i protagonisti di chi con coerenza, lo abbiamo sempre detto senza infingimenti, come Fabrizio Meo è stato sempre dalla stessa parte e penserà che stare dalla stessa parte significa impegnarsi ferocemente per quello che è il... C'è un'altra protagonista, c'è un'altra protagonista, praticamente Dalila Veneri, che è ufficialmente consigliere comunale. Sono usciti ufficiali? È oramai ufficiale. Stavamo dicendo con l'avvocato Meo quanto sarà complicato, Dalila, interpretare, no? Se pensiamo ai tempi in cui eravamo ad occupare il cemento di Capocolonna, per esempio, no? E a immaginare, c'era chi ci diceva ma siete pronti a candidarvi, no? Poi non fu così, altri fecero dei percorsi. Adesso forse si inizia un percorso di responsabilità anche rispetto a quello che sono poi le cose concrete, no? I segnali concreti. La sentite questa responsabilità? Dicevo poc'anzi, tutti festeggiano, stiamo festeggiando, ma io mi sento, più gente arriva e più mi sento la responsabilità sulle spalle di una città che ha voluto slegarsi, che ha voluto rompere le catene, e quindi dobbiamo dimostrare di essere capaci. Questo consenso dobbiamo girarlo come un riscatto per tutti quanti. E io prometto nel mio piccolo di veramente metterci anima e cuore, perché Crotone merita veramente di riemergere.
E io vi posso garantire che Crotone in forma ci sarà e ci sarà a farvi, diciamo... Come ci sei sempre stato. A farvi anche notare quando e come è facile perdere la bussola, perché alcune volte collettivamente si perde la bussola e collettivamente la si deve ritrovare. Quindi grazie, complimenti per il risultato incredibile, ma vi aspetta un impegno ancora più grosso del miracolo che siete riusciti a compiere. Noi cercheremo di portarlo a termine. Grazie non a noi e complimenti non a noi, ma complimenti alla città di Crotone che finalmente si è svegliata e ha preso identità. Grazie.